Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza il bilancio consolidato della Regione per l'anno 2023, dopo che già era stato esaminato ed approvato sempre a maggioranza in Commissione Controllo. 19 i voti favorevoli, PD e Italia Viva, e 11 contrari, Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Movimento 5 Stelle e Gruppo Misto. Il bilancio consolidato è uno strumento utile che ci consente di esaminare il bilancio della Regione Toscana, dell'ente Regione e del Consiglio regionale in un ambito più ampio che comprende, diciamo, una galassia di enti strumentali, di società partecipate e controllate. Il consolidato però si limita a esaminare le posizioni dei 21 soggetti, siano essi enti o società, che rientrano a termini di legge nel perimetro appunto del consolidamento. Questi dati cosa ci dicono? Ci dicono che intanto c'è un valore della produzione, come si dice in termini economici, cioè delle attività, che sfiora i 12 miliardi. Di questi, oltre l'80% fanno capo all'ente regione. Il risultato economico della gestione 2023 ci consegna, ecco, un dato positivo per circa 90 milioni di euro, che sono in netto miglioramento rispetto al consolidato del 2022. C'è un aumento di 60 milioni di euro che vanno a beneficio appunto della situazione patrimoniale. I conti avrebbero potuto essere ancora più migliori qualora avessimo potuto beneficiare di risorse come il payback in materia sanitaria, 392 milioni, rispetto al quale la Corte Costituzionale ha dato ragione alla Regione Toscana appunto nel diritto di esigere queste risorse, oltre a circa 120-130 milioni di minori trasferimenti dal Fondo Sanitario Regionale. Un voto positivo da parte di Italia Viva, convinto, un bilancio che chiude in equilibrio. È importante tenere in sicurezza i conti della Regione Toscana, denota solidità della Regione, ma anche del gruppo della Regione, tutte le aziende che fanno e afferiscono alla Regione Toscana. È evidente che questo dimostra la nostra tesi: come nel 2023 siamo stati in equilibrio, noi siamo convinti che questo equilibrio lo si possa raggiungere anche nel 2024. Questo spiega la battaglia che Italia Viva ha fatto contro l'aumento delle tasse e la battaglia che faremo nei prossimi 3 mesi per rivedere quella misura, per cercare di tenere in equilibrio i conti anche nel 2024, in equilibrio di bilancio, senza chiedere nessun sacrificio ai cittadini toscani, riducendo le tasse e soprattutto portando avanti l'avvertenza da parte della Regione Toscana nei confronti del payback per riottenere un credito dovuto. Il bilancio consolidato della Regione conferma i numeri in chiaroscuro. Ci sono circa 2 miliardi e 80 milioni di indebitamento complessivo, c'è un patrimonio netto di meno 700 milioni, Terme di Montecatini S.P.A., la società che ha il 70% di quote da parte della Regione Toscana, che esce dal gruppo amministrazione pubblica e quindi dal bilancio consolidato perché sappiamo essere in concordato presso il Tribunale di Pistoia. È quindi una situazione complessa, in alcuni casi mancano società o fondazioni di rilievo, come per esempio il Maggio Musicale Fiorentino, che ha una produzione complessiva e sfiora 100 milioni di euro, mentre si mettono per legge alcune società o enti o fondazioni che hanno un valore molto più basso. Per quanto riguarda i dati negativi, colpisce il dato negativo di Sviluppo Toscana, che fa un utile negativo, scusate, una perdita di circa 280 mila euro, e naturalmente nel complesso si tratta di un'organizzazione enorme che dà servizi che per noi giudichiamo assolutamente insufficienti. Sul bilancio consolidato, in primo luogo, abbiamo evidenziato una serie di elementi di approccio formali, cioè in primo luogo il fatto che abbiamo discusso un atto così importante nella totale assenza della Giunta e del Presidente. Quindi quelli che sono i conti della Regione, quindi un momento fondamentale di verifica dei quattrini dei toscani e di come vengano utilizzati, totale assenza di Giunta e di Presidente della Regione. Così come l'avevamo già messo in evidenza anche durante la Commissione Controllo,
L'atto dei revisori dei conti, il parere, arriva costantemente in grande ritardo ed è un atto spesso di natura poco più che formale. E anche questo non è utile all'approfondimento, perché avremmo invece avuto la possibilità, con una tempistica diversa, di chiamare e ascoltare i revisori, approfondire meglio determinati aspetti e portarli in aula per favorire un confronto più ampio. Noi abbiamo rilevato anche come nell'arco del bilancio consolidato molti dei numeri che riguardano le società partecipate sono e arrivano in grande ritardo, si riferiscono addirittura agli anni 2022, c'è addirittura uno di questi enti che è in liquidazione, che ha i numeri fermi al 2015, vi immaginate voi che tipo di ragionamento si possa fare dal punto di vista della precisione dei numeri. Il bilancio consolidato è un buon esercizio ragionieristico, tra l'altro negli allegati si parla anche di una relazione dei revisori dei conti che non siamo riusciti a trovare. Ovviamente nel nostro ruolo di opposizione non possiamo che mettere in evidenza le parti meno chiare, e comunque ci sono alcuni punti oscuri che andranno approfonditi, le Terme di Montecatini che hanno un disavanzo perenne e profondo, certe situazioni di alcune partecipate che sono quasi inutili che la regione mantenga, e infine tutto questo è depurato, ma per legge naturalmente, di tutto il problema sanitario, che rimane un grosso buco nero da chiarire e da cercare di portare a compimento nel miglior modo possibile. Illustrata in aula dall'assessora Saccardi, l'informativa relativa al nuovo piano regionale forestale, un patrimonio da gestire e salvaguardare, per il quale le risorse regionali disponibili sulla nuova programmazione ammontano a 100 milioni di euro. È seguito il dibattito in cui i gruppi hanno espresso i propri punti di vista riguardo l'informativa. La riflessione che abbiamo fatto oggi in Consiglio ha riguardato una serie di elementi. Il primo, il problema che c'è una scarsa remunerazione per le imprese forestali, le aziende, cioè, che contribuiscono chiaramente in modo fondamentale a una gestione corretta del bosco. E per questo è importante aumentare il sostegno agli investimenti e all'innovazione. Altro punto che abbiamo chiarito è la questione di come dobbiamo affrontare il problema della frammentazione fondiaria. Noi abbiamo chiesto che questi consorzi vengano ancora di più incentivati e costituiti affinché appunto questo territorio venga valorizzato. Altro punto è la filiera, sono tre linee su cui la Regione investe nei prossimi anni 100 milioni di euro. Noi pensiamo che bisogna andare in questa direzione, ma soprattutto sui consorzi tra i proprietari dei fondi dobbiamo dare una sterzata in avanti, perché è un problema molto rilevante anche sulla montagna pistoiese, che impedisce una cura del patrimonio boschivo, che è la prima prevenzione per gli incendi e per le frane. Una discussione importante che mette intanto la priorità sulla tutela dell'ambiente, delle aree boschive molto importanti nella nostra regione. Siamo la regione d'Italia che più di altre ha boschi, che peraltro stanno anche crescendo, e come tale, nel rispetto della biodiversità, dobbiamo creare opportunità di lavoro, dare merito, reddito e opportunità a chi vi lavora, coinvolgendo i territori, le amministrazioni comunali e le unioni dei comuni, e nello stesso tempo creando filiere rispetto alle produzioni che il bosco offre. Il bosco è una ricchezza e come tale va lavorato, va ovviamente mantenuto, e questo può produrre lavoro. È evidente che il piano della forestazione è uno fra i piani di programmazione più importanti che la Regione Toscana svolge. Italia Viva sostiene la relazione del nostro vicepresidente Stefania Saccardi, sostiene convintamente nel merito delle questioni, e fa piacere che l'Aula abbia approvato gli atti di indirizzo collegati che danno sostegno alla nostra visione in merito. Il
piano forestale regionale è una sfida importante per questa parte finale di legislatura, perché è vero l'esatto contrario di quello che si pensa. La superficie boschiva in Toscana dal dopoguerra a oggi è aumentata di oltre il 50%. Questo aumento smisurato dei boschi è un aumento che ha delle conseguenze drammatiche, per certi pezzi devastanti. Tanto per cominciare, le specie che aumentano sono le specie infestanti, che distruggono le altre specie. L'aumento sconsiderato del bosco porta alla distruzione della biodiversità, ha conseguenze drammatiche da un punto di vista di pericolosità per gli incendi. Quindi noi dobbiamo avere la forza di curare il bosco, di sostenere quelle imprese, le imprese boschive che lavorano nei boschi, di ringraziare quelle ragazze e quei ragazzi, anche tante donne che ancora oggi hanno voglia di lavorare nelle imprese boschive dei nostri boschi, sono loro i custodi della montagna. Noi dobbiamo sostenere quelle aziende, soprattutto abbassando il carico di carte, il carico burocratico, il carico di scartoffie a cui sono quotidianamente, settimanalmente sottoposti per poter fare il proprio lavoro, e dirgli grazie. Dico molto chiaramente che mi sembra un documento che rifletta lo stato attuale della maggioranza di centro-sinistra, probabilmente anticipa quello che sarà l'allargamento al campo più esteso che vede anche il Movimento 5 Stelle. In effetti ci sono delle oggettive difficoltà a trovare una amalgama tra di loro, perché su questo argomento ci sono posizioni estremamente diverse dal centro-sinistra attuale al 5 Stelle. In particolare la consigliera Noferi si è veramente messa sulla strada di una ideologizzazione, di una strumentalizzazione della vicenda che l'ha fatta addirittura criticare alcuni, se non la maggioranza, degli attuali boscaioli per come gestiscono il bosco. Io questo non lo posso accettare. Le criticità sono soprattutto quelle di una fortissima contraddizione fra le premesse, che sono anche ormai banali, e la completa mancanza di una individuazione di strategie concrete su che cosa vuole fare l'assessore. Quello che completamente manca è la consapevolezza dell'importanza delle foreste per la lotta al cambiamento climatico. Ecco, qui manca totalmente una visione ambientalista e di tutela delle foreste, a discapito di una considerazione della foresta come fonte di cippato e che va a alimentare la filiera della foresta produttrice di energia, a completo discapito della filiera di produzione del legno. Dai binari della morte alle prigioni della mente. Questo il titolo della mostra inaugurata nello spazio espositivo Carlo Azeglio Ciampi di Palazzo del Pegaso dal consigliere regionale Maurizio Sguanci, che presenta le foto di Claudio Tamburini dedicate al tema della Shoah e dei manicomi. La mostra sarà visitabile fino al 28 settembre. Un doppio tema che ha un filo conduttore unico. Claudio è un fotografo eccezionale, non è un professionista, ma è davvero un fotografo eccezionale per tre motivi. Intanto perché è bravissimo, poi perché non fissa un'immagine ma racconta una storia. Il terzo motivo è perché in questa storia riesce a trasmettere le emozioni. Le due mostre sono collegate da un filo conduttore che è la disumanità. Prima si parla della deportazione del popolo ebraico dall'Italia verso i campi di sterminio, i campi di concentramento, attraverso tutto quello che è stato il percorso. L'altra storia invece sono i manicomi prima della legge Basaglia. Il filo conduttore è l'umanità e la medicina che diventano disumane. E questa è una mostra che vale davvero la pena di vedere, è una mostra che ha avuto, entrambe in realtà hanno avuto l'imprimatur prima della comunità ebraica per quello che riguarda la parte dell'Olocausto, poi l'allora primario di psichiatria era Rossi Prodi per quello che riguarda la prigione della mente. È un viaggio in due storie tremende, ma che vale la pena di vedere perché è una memoria che non va persa in un caso e nell'altro. Come filo conduttore si tratta della prigionia contro la propria volontà di queste persone che
a parte l'Olocausto, sono state imprigionate e costrette a dei viaggi impensabili, proprio brutti, per poi arrivare alle varie destinazioni, a Auschwitz, Birkenau, tristemente noti come campi di concentramento, dove la loro vita era appesa da un pollice in su, che indicava vita, forza lavorativa, da un pollice in giù, donne, bambini, persone più anziane che non erano adibite per il lavoro e venivano mandate purtroppo, nelle, come tutti sappiamo, nelle camere a gas. E sono due temi che mi hanno sempre colpito fin da piccolo, la malattia mentale e l'Olocausto. Ho voluto, con la mia grande passione, la fotografia, abbinare la forza dell'immagine alla forza delle parole, perché queste cose devono essere dette, non possiamo trattenerle, non possiamo far finta di nulla, perché, come cito un grande autore, Primo Levi, se comprendere è impossibile, conoscere è necessario. Per cui questa mia è un'ulteriore voce nel coro per dire mai più.